Io sono arrivato a casa e mi ho fatto a mia moglie, mi sono licenziato. A mia moglie, dai smetti, non ruzzare. No, mi sono licenziato per davvero. Una tragedia. I miei genitori, i suoceri, tutti i parenti. Ma cosa va a fare? Non lo so. E sono stato 6 mesi così, a girovagare, cercando di fare qualcosa. Io mi ricordo una volta, non so cosa feci, promisi ai miei suoceri che le portava a cena fuori. Guarda, questa sera mi porta a cena fuori, ce l'ho portata dopo 4 anni. Ecco qual è il mio difetto. A parte a metà opera arriva l'amico, bella, questa viene un bel lavoro, fate, ma se la finisco. E tanto te la finisci, io non sono mai sicuro di arrivare in fondo a un'opera. Perché con le mie sculture, lavorando i metalli, voglio esaltare la capacità dell'operaio. Quanto tempo fa un gallerista mi ha detto, dovevi cominciare quando avevi 20-30 anni a fare queste cose. A 20-30 anni non l'avrei potuto fare perché non avrei avuto l'esperienza della carpenteria, io ho lavorato tutte le macchine possibili e immaginabili, torno, frese, rettifiche, genovaise, tutte le macchine utensili. Oggi la parola controcorrente, no? Tutti vanno controcorrente, allora i pittori fanno gli scarabocchi, più scarabocchi fanno e più bravi sono. Io invece vado alla rovescia, faccio finta di essere nell'Ottocento e lavorare con la calma che c'era nell'Ottocento, perché ogni quadratino è lavorato uno per uno, con pazienza, senza stare a guardare l'orologio, senza guardare l'ore. Poi crescendo ho fatto le scuole di disegno, mi piaceva, ho sempre fatto sia disegno tecnico che disegno artistico. Poi a 18 anni, quando ho cominciato a lavorare il ferro, sono rimasto affascinato da questo materiale e qualunque lavoro io facessi, sia anche di carpenteria semplice, ci applicavo, ci volevo scoprire sempre di più di questo materiale. E piano piano, col tempo, con tutte le esperienze che ho fatto, sono arrivato a fare queste cose lì. Poi ho detto, il ferro lo lavorano tutti, devo trovare qualcosa di diverso. Allora poi, più o meno 10-12 anni fa, mi venne l'idea di abbinare insieme l'acciaio ossidabile e il bronzo e ho cominciato a fare le sculture che faccio oggi. Scultura ha dei problemi a sé e le devo risolvere man mano che vado avanti, e non è che ho la bacchetta magica che a volte mi trovo davanti alla difficoltà. Per superare questa difficoltà non è che ta-ta la supero subito. Io se guardo la televisione penso a come viene realizzata quel tasto lì, come avranno fatto per farlo, un bottone di una giacchetta, io non lo guardo come se fosse un bottone semplice. Cerco di immaginarmi la macchina che fa i bottoni,
cioè soprattutto faccio questi tipi di ragionamento, sono portato a studiare, a guardare la gente, a guardarmi intorno. Perché? Perché il mio sogno è sempre stato quello di passare da questa terra lasciando qualcosa all'umanità. Mi sarebbe garbato fare l'inventore, e infatti qualcosa ho inventato nel mio lavoro. Cioè, le mie sculture, oltre all'impegno mentale per realizzarle, io ci lascio anche, lo dico sempre, un po' di fegato, un po' di polmoni, un po' di gola. Io mi ricordo una volta c'è stato un grosso personaggio che a me personalmente mi disse che era un grandissimo. Poi invece un'altra amica mia, anche un grosso personaggio, mi disse che l'80% del mio lavoro era manovalanza. E io devo dire, un po' non l'ho più visto questo signore, e mi piacerebbe dirgli, hai ragione, è manovalanza, perché io lavoro, dura fatica. Però se il mondo dell'arte fosse pieno di manovalanza, semplice, modesta, come la mia, sarebbe più pulito e onesto il mondo dell'arte. E lasciando queste sculture, mi sembra di aver vissuto per un qualcosa. Cioè, quando vedo la gente che è felice davanti alle mie cose, io saranno felice anche quando io non ci sarò più. E allora mi dico, io per qualcosa ho vissuto. Ho fatto carpentieria leggera, carpentieria pesante, ho fatto i prototipi. Queste sculture nascono da tutta l'esperienza mia di vita, di lavoro. E trasmetterla a un allievo non è facile. Suonato il sassofono, c'è stato un periodo addirittura per 3 anni parlavo in versi, era un periodo che mi piaceva parlare in versi, poi mi piaceva ballare, ho fatto la scuola di ballo con 10 anni, poi ho smesso perché a quei tempi il ballerino secondo l'usanza maschile prendeva una brutta piega e mio papà non mi ci mandò più con la paura che cambiassi, in parole povere, che diventassi gay, insomma. 4 e 4, 8 siamo pronti, ma poi lo schiarisci te se... Cioè, io da mio mamma ho preso la generosità, io non so di niente, non so dire no a nessuno. Cioè, la mia mamma cosa ho preso? La mia mamma ha preso la fissazione delle malattie, soffrire di nervi, e io per esempio fuori del Livorno solo non ci posso andare perché mi prendo un attacco di panico. Io amo essere livornese, l'unica cosa che non mi piace è la parlata, perché... Anche ora quando parlo sono sicuro, quando poi mi risentirò mi vergognerò immensamente, però Livorno secondo me è la più bella città del mondo, il livornese uguale. Qualcosa devo lasciare, anche una cazzata, ma qualcosa devo lasciare. Non lo so, dei registi siete io, non ho idea di cosa... L'unica cosa che ho io da questo momento, sono talmente arrabbiato e schifato col mondo che non ho idea di... Tutti mi fanno, ma sei sempre nervoso. Ma tu sei sempre, è la verità, io 24 ore sono nervoso.